sanno che ora è. È l'ora dei token, metti like e vieni qua. È l'ora dei token. Benvenuti ragazzi in questa nuova puntata dei Talkers. Come al solito me, Gabriele, Rosaria, Nicola, Federica a tenere compagnia. Ciao. Ciao. Questa sera abbiamo con noi inviato Salvo Errori alla linea. Buonasera a tutti. Buonasera. Salvo Errori, ovvero Pippo Lo Russo. Pippo, ciao, buonasera, benvenuto con noi tra i Talkers. Ciao, buonasera a tutti, questi sono i Talkers dei cagacazzi clamorosi che chiamano alle 10 di sera. Eccola. Esattamente. Beccati. Partiamo col presentarti. Hai fatto cinema, teatro, radio, le hai fatte più o meno quasi tutte. Abbastanza, mi diverto, devo dire la verità. Io avevo tanti sogni da ragazzino. Sono contento a 46 anni di, non dico di essere riuscito a fare quello che volevo, ma essere riuscito a guardarmi indietro e dire cazzo quanta roba che ho fatto, sono contento, no? Che bel percorso, capito? Questo parlando seriamente. Poi in realtà, quando uno ha tanti sogni da bambino, arriva a una certa età, bisogna avere culo. Cioè, preparazione e tutto, ma poi grande culo, perché sono in tanti a desiderare quello che uno sta facendo, anche perché poi le cose non sono mai scontate, eh? Cioè oggi ci sei, domani non ci sei, capito? Due anni prima ti licenziano da una radio importante e poi si chiude una porta, si apre un portone e ti ritrovi in una radio ancora più importante. Insomma, è una magia, è un mondo di magia. Tu cominci con il teatro e poi approdi in radio. Sì. Hai condotto diversi programmi radiofonici, comici. Che lavoro c'è dietro ad un programma radiofonico di questo tipo? Cosa si prova a recitare da una radio? Ho sempre fatto teatro, ovviamente. Ho studiato per fare teatro, per fare l'attore. Questo era il mio sogno fondamentale. Poi però il mio cazzeggio, il mio modo di essere così normale come siamo adesso con voi, con gli amici, a scuola, in famiglia, mi ha sempre portato a essere un po', non dico stravagante, ma con la parlantina, no? Di quelli, e quindi tutti dicevano, ma dovresti fare radio, sai, uno con la parlantina così dovresti fare radio. E all'epoca la radio, siccome non c'era ancora la radiovisione, la TV, no? Nella radio, era tutta immaginazione, quindi il sogno di tutti era, io ascoltavo Radio DJ per dire, e il sogno di tutti era diventare il nuovo Albertino della situazione, oppure il Fiorello della situazione, no? Il Baldini, Amadeus, che ci facevano ammazzare dalle risate. Quando ho iniziato a fare poi teatro, la radio è nata parallelamente, ovviamente all'inizio in modo amatoriale, in modo locale, a Novara, vicino Vercelli, c'erano delle realtà molto piccole dove io lavoravo e facevo il mio contributo nei piccoli programmi. Però la radio è come il teatro per me, nel senso che ho un rapporto diretto col pubblico e quell'emozione in quel momento che due minuti prima mi sto cagando addosso e due minuti dopo invece mi scateno come un pazzo, no? Cose che invece magari il cinema o la televisione non ti regalano così istintivamente. Quindi quando ho lasciato il teatro qualche anno fa, perché è nata mia figlia e per fortuna non riuscivo a star dietro a tanti impegni, quando si parla di culo, no? Bisogna sempre ringraziare, la radio è diventata predominante. Però non mi manca il teatro, perché io tutti i giorni mi diverto in radio, ok? Poi invece il discorso che facevi all'inizio, quanto è impegnativo fare un programma radio che sia comico o meno, c'è tantissimo lavoro. Quella che è la semplicità di 30 secondi, un minuto, due minuti di messa in onda, dietro a un lavoro magari di tre ore per creare una battuta, per creare una gag, per creare semplicemente una classifica dove ci siano dentro delle citazioni, dove ci siano dentro tante cose. E la gente queste cose magari a volte le dà per scontate. Quando vengono a vedere, una volta si poteva prima del Covid, venire in studio oppure seguire tutto il nostro backstage, vedere come prepariamo i pezzi, per cui dico alle persone, volete collaborare con me? Dai, mi scrivete 50 pezzi al mese, ma devono essere divertenti, comici, demenziali, no? E questo per 12 mesi, aspetta, su una rubrica, poi ne scrivete altri 50 per fare un personaggio, poi altri 5, capito? C'è un lavorone. E per fortuna ho una bella squadra, quindi lavorare io ad esempio adesso a Radio 2, tanti anni che lavoriamo insieme, io, Antonio Mezzancella e DJ Osso, che siamo tre completamente diversi uno dall'altro, e la cosa bella è mettere insieme sempre i pezzi come un puzzle. È bello, mi piace. Volevo chiederti, come è cominciato il tuo amore per la danza? Ah no, scusa, questa era la domanda per Roberto Bolle, scusami. Tu sei? Io non sono nessuno, questa è la cosa bella che voglio sempre ricordare alle persone, no? E molti mi dicono, lo sappiamo che non sei nessuno, lo sappiamo.
sulla danza mi apri un capitolo incredibile. Io appena diplomato in una scuola di recitazione fui chiamato da una grande professionista che lavorava con Pina Bausch, che segue la danza, è stata veramente una maestra clamorosa a livello mondiale. Comunque mi chiama questa regista e mi dice: guarda, ho bisogno di te perché ti ho visto e vorrei fare uno spettacolo di teatro danza, tu dovresti fare la parte di un figlio. Io ero in montagna a sciare, ho detto: ma io non sono capace, non l'ho mai fatto, cioè ho studiato a scuola teatro danza, ma si studia così a cazzeggio. Beh, Morale mi ha messo sotto 3 mesi, mi era venuto un fisichino di quelli dei bei tempi, e per un anno abbiamo fatto questo spettacolo umano, troppo umano, dove io ti giuro ogni giorno era un'adrenalina, mi dicevano: cazzo, che bravo, che presenza scenica, che ballerino. Ma quale ballerino? Io ogni giorno era una frattura, strappi. Alla prima sono volato giù da una struttura perché si era spenta la luce, non avevo visto l'appoggio, e quando si era accesa la luce ero sotto col braccio fratturato, no? E tutti applausi. Che scena, finto anche di essersi rotto il braccio. Sì, grande, la botta, la grande botta. Che storia, ragazzi. La cosa figa, quando mi dicono ad esempio cosa serve per fare radio, perché poi io sono uno dei docenti anche di Radio Speaker, che è la struttura, la scuola italiana ad esempio, dove ci sono tanti altri docenti e che avvicinano i ragazzi grandi o anche più piccoli al mondo della radio, no? Tra di noi ci siamo. Lo vedi? Oh, così si fa. Allora, ti abbiamo visto recitare con Maccio Capatonda in ruoli comici e a dir poco surreali. Sei stato tu a scegliere la commedia o è stata la commedia ad aver scelto te? Allora, io ho sempre pensato di essere un grande, sono convinto ancora, un grande attore drammatico, perché a teatro facevo anche classiche, però la voglia di raccontare cose divertenti l'ho sempre avuta. Cioè, quotidianamente a casa, a tavola, con gli amici, a scuola, quando mi bocciavo, 2 anni bocciato, perché mi divertivo a far ridere gli altri e quindi mi bocciavano, ok? Per cui il segreto del successo è farsi bocciare a scuola. Potremmo ecco dire sta perché cazzata. Sono ancora qui. Avevo la media dell'8 fino in quarta superiore. Poi è successa una cosa clamorosa, e cioè ho scoperto il piacere della quella lì, no? Lei. Anche la legnata nel mondo del calcio, perché pensavo di andare a giocare dopo un provino nel Torino Calcio. E invece il Torino Calcio mi dissero: ti prendiamo, ma ti diamo a un'altra squadra, che era la Biellese. E ci sono rimasto male, perché poi dei miei amici invece hanno giocato, sono andati a giocare in Serie A, molti sono stati presi da squadre come Fiorentina, Juve, Inter, Torino, così. E io invece no, ero rimasto il pirla della squadra. E quindi mi sono buttato giù, depresso totale, e da buon capricorno mi sono autolesionato, no? Volevo vedere chi mi compativa. Una cosa che mi ha proprio cambiato la vita è stata quando incominciai a essere rappresentato da un'agenzia, no? Sai, i primi passi che si fanno, per cui finisci le scuole, vai a farti famoso. All'epoca si facevano i book, i servizi fotografici, i video, andavi nelle agenzie sperando che ti prendessero e ti mandassero ai provini. Allora questa gente mi disse: guarda, c'è talmente tanta gente che ci prova che io ti dico una cosa, se non funzioni dopo 6 mesi te ne vai. Sì, va bene, io non sapevo proprio nulla, non sapevo neanche come funzionassero tutto quanto. E lì, quando conta il culo, cioè la preparazione, ok, quindi essere predisposti, il talento, però il culo è che io ho preso tipo 12 spot in un anno, e quindi l'agenzia vedeva in me un attore su quale puntare, no? Quindi quella è stata una grande, grande fortuna all'inizio. Un mio insegnante di teatro mi disse: Pippo, tu da artista puoi essere quello che vuoi. Cioè, non ti fissare, perché se ti chiamano a fare lo spot o il teatro o un evento live o vuoi fare la radio, ti interessano i soldi? Ho detto sì, anche i soldi, perché senza soldi all'epoca, proprio quando avevi 23 anni, 24 anni, non avevo neanche i soldi per andare a fare i provini a Roma, per dire, no? Cioè, non ci andavi a volte perché 200.000 lire non ce l'avevi, oppure non riuscivo a mangiare la pizza. Io lavoravo da quando avevo 14 anni, lavoravo in pizzeria con tutti gli amici che mi spottevano, ma io i soldi me li guadagnavo per studiare, per iscrivermi ai seminari, a fare queste cose qua. Quindi i sacrifici che fai a una certa età, poi dopo vengono ripagati in un modo o nell'altro, chi prima, chi dopo, le soddisfazioni arrivano. Quindi poi sta all'impegno che uno ci mette. E per cui lui mi disse: sono gli altri che ti scelgono, per cui tu sei pronto a fare tutto, non ti limitare, perché spesso in Italia si dice: ah, sei un cabarettista, oppure fai il comico, oppure fai l'attore disimpegnato, oppure fai la radio quindi non puoi fare quest'altro, oppure fai, che ne so, il ballerino, allora non puoi fare e quindi sta mania di classificare tutto io l'ho sempre ripudiata, per cui mi definisco, come si dice, un polipo un tutto un polipone.
poliedrico, no? Per cui se qualcuno vede in me alcune caratteristiche e mi dà fiducia, penso come tutti, poi se si ha la possibilità di mettersi in gioco è bello giocare. Però ecco, questo è l'aspetto che spiego sempre a mia figlia e dico: papà sognava da bambino e quindi ho sempre giocato. Perché se ti metti con la fissazione che devi arrivare, che devi diventare famoso, tutte queste cose qua che negli ultimi 30 anni ci hanno rimbambito, no? Se non sei famoso, non sei nessuno, che cazzo te ne... Però è meglio lavorare, avere le proprie soddisfazioni, avere il proprio mutuo, la casetta, la macchinina, il gatto, la moto, il lavoro e tutto quanto, senza anche apparire sui giornali e cose che tanto non serve a niente. Forse sto invecchiando, 20 anni fa dicevo più contanti. Dato che tu comunque nasci col teatro, come attore anche impegnato, volevo capire un po' queste due anime come si coniugavano, ovvero quella dell'attore di commedie e quella di quello comunque più serio. Quando racconto a tutti o mi chiedono che cosa vuol dire far la radio rispetto ad altri registri di recitazione, per dire, no? Teatro, appunto cinema o TV o compagnia bella, ho detto che la radio per me è come il teatro, no? E nella radio ci vuole tutto il nostro mondo, quindi non dobbiamo limitarci. Per cui io sono un attore e uso il mio essere attore nelle gag per renderle più credibili, per renderle più vere, oppure per poter giocare con la voce, con le intenzioni che sono fondamentali in radio, no? Anche perché la gente vive di immaginazione, sente i suoni, quindi come scrivi per la radio, come immagini i tuoi contenuti, li fai vivere, altrimenti diventiamo tutti dei lettori di TG, facciamo tutti i programmi uguali. Mi è sempre piaciuto distinguermi, per cui mi ascolto tutto e tutti e cerco sempre di fare le cose un po' differenti. Certo, all'inizio magari andavo un po' random, poi nel corso della mia carriera ho trovato un mio format, un mio modo di condurre, di fare, che per fortuna viene poi riconosciuto, no? Perché molti dicono: come faccio a cazzeggiare come fai tu, che ti prendi delle libertà in onda, in diretta? Guarda, 20 anni fa non mi prendevo nessuna libertà, però osavo, cercavo di essere irriverente, di essere demenziale, no? 10 persone mi dicevano: questo è solo scemo, e una diceva: no, invece questo può essere anche bravo. E allora per fortuna c'è anche quella persona che ti dà fiducia. Io penso che comunque essere ironici e divertenti e avere quella dose di stupidità, per esempio alla mattina loro ne sanno qualcosa, io mando sempre dei vocali un po' non da prima mattina, quindi è quella dose di stupidità. Io ad esempio nel mio gruppo di lavoro sono quello più scemo, però per fortuna ho tanti altri scemi che mi danno retta, no? Quella è la fortuna. Persone che vivono tutti i giorni cercando di regalare divertimento agli altri spesso hanno problemi, hanno i loro cazzi, sono tristi, sono depressi e tutto quanto, quindi ci sono, specialmente nel mondo dello spettacolo, alti e bassi dalla mattina alla sera. E 3 settimane fa ero la persona più felice del mondo, stavo girando una fiction, tutto bello, dopo 2 giorni la persona più triste del mondo, perché tampone positivo, quindi col Covid ho perso il lavoro, no? Sono stato sostituito, ho perso una pubblicità, insomma, e stavo in camera di mia figlia, chiuso, isolato, incazzato col mondo, no? Però alla fine tutto passa, alla fine, insomma, per fortuna le cose bisogna prenderle con filosofia. La cosa forte me l'ha data probabilmente il matrimonio, l'aver fatto famiglia con mia moglie, aver avuto una bambina, queste cose qua mi hanno molto cambiato e mi hanno fatto maturare nel corso degli anni, anche guardando proprio il lavoro, nel senso che prima ero veramente, pensavo 24 ore su 24 al lavoro, e spesso quando cerchi sempre di stare sul pezzo, sul lavoro, arrivi a rimbambirti, ok? Non sei più contento delle cose che succedono. Per quello dico, mi piace guardarmi indietro e dire: cazzo, ho fatto veramente tanta roba e non me ne sono quasi accorto. Invece adesso hai un'altra maturità, sempre col presupposto che hai la fortuna di lavorare e di stare bene, e quindi con un'altra maturità riesci a fare le cose in modo ancora più divertente, no? Più consapevole. I contratti durano mesi, durano un anno, i contratti a volte non arrivano, a volte insomma a volte la gente ti paga, a volte non ti pagano, quindi succede di tutto nel mondo professionale. Bisogna essere, io dico, cazzimma, tantissima cazzimma, proprio temperamento giù, ti devi distinguere. Una frase stupida che però mi ha cambiato un po' la vita è stata: tipo, tu sei stato uno spermatozoo, 500 miliardi di spermatozoi, e ce l'hai fatta tu. Allora mi sono guardato allo specchio: cazzo, è vero, cioè 500 miliardi. Allora perché devo aver paura a fare adesso un provino, a proporre le mie idee, le mie cose? Ma vai, capito? Sembra una stronzata, invece è vero. Beh, ce la ricorderemo questa. Ce la ricorderemo. Io, Pippo, invece mi giro dietro e dico: cazzo, non ho ancora fatto nulla. Tu quanti anni hai adesso, Gabri? Io 26. Giovanissimo. Hai 20 anni meno di me,
e quindi hai tutto il tempo per continuare a prepararti, continuare a fare esperienza, cosa che magari 30 anni fa tanta gente non poteva fare. Oggi esistono le web radio, esistono in realtà appunto come radio speaker che ti fanno stare a contatto con i professionisti. Io quando avevo 20 anni, 16 anni, cioè, li ascoltavo, li guardavo, ma chi li incontrava? Cioè era veramente un... impossibile avere un contatto diretto. Ecco perché noi della generazione prima degli anni 80 ci siamo fatti un culo così e ci tenete a farlo notare come una catapulta. E adesso sì, come una catapulta. Personalmente sono contento di tutto quello che sto facendo, perché poi non si arriva mai, quindi è sempre la cosa bella è il percorso, no? Più ci sono le difficoltà e più devi essere spronato a migliorare. I primi tempi, e mi ci mettevo anch'io quando abitavo a Milano, era sempre una critica verso gli altri. Cioè io non giudicavo mai me stesso, ma ero sempre quello che diceva cazzo, pigliano quello perché era comandato, però prendono quello, però ero meglio io. Oppure mi creavo un mondo parallelo. Dovevo farlo io quel lavoro, ma poi hanno preso quello perché quello... Invece erano tutte cazzate. Ognuno di noi ha un tempo, ognuno di noi ha un percorso che si deve creare. Per la mia esperienza ho visto che ogni momento in cui doveva succedere qualcosa è successo. Era fondamentale. Magari me l'aspettavo qualche anno prima ed è arrivato il momento giusto. Magari la persona che ho incontrato a 20 anni, poi l'ho incontrata a 35, quando io ero un attore professionista e lui era diventato magari un produttore. Però 15 anni prima non era uno studente, era uno che non faceva nient'altro, capito? Quindi godersi tutto e mantenere i rapporti buoni con tutti è fondamentale, capito? Ascolta Pippo, noi di solito chiudiamo i video dei talkers un po' a turno. A questo giro non ci decidevamo e a chi abbiamo detto ascolta, abbiamo un professionista a disposizione, facciamo chiudere il programma a Pippo. Quindi a te questo onore. Adesso ti tocca. Sottolineiamo che sono le 10:30 di sera, quindi anche Pippo è abbastanza stanco. Noi approfittiamo della tua stanchezza. Vai Pippo, a te. Vai. Aspetta. Suggeritemi che devo dire. Ciao talkers, seguite questi fanciulli su tutti i loro canali, su tutti i loro social, mi raccomando. Diffidate soprattutto di Gabriele, che è quello che stalkerizza proprio di tutto. E poi divertitevi sempre. Altrimenti quello me lo butta. Non mi avete detto progetti futuri, queste domande che si fanno? No, ma noi non siamo per le domande scontate, no, però... te le fanno tutti, esatto, le fanno per i talker. Tanto non avevo niente da dire, quindi è stato un piacere stare con voi e quindi Salve Errori vi saluta e vi rimanda alla prossima news. Ciao ragazzi, è stato bello anche per noi. Grazie mille. Ciao grazie. Ciao belli, grazie, andate via, ciao, Pippo, dai.